mister Omar Danesi al termine di Milan-Torino, mister, una sconfitta che forse lascia l'amaro in bocca per come è arrivata, insomma avevate raggiunto il pareggio proprio pochi minuti, poi persa all'ultima azione. Esatto, avevamo dopo il rigore sbagliato, eravamo riusciti a pareggiare all'ultimo minuto, è un peccato prendere gol su calcio d'angolo a tempo scaduto, questo ci deve rimanere d'esperienza perché probabilmente eravamo ancora caldi per il gol pareggiato, non siamo stati bravi invece a spegnere subito gli entusiasmi e a riconcentrarsi anche all'ultimo minuto, e in questa partita anche un minuto ti fa la differenza. In generale come ha visto però i suoi ragazzi? Oh, bene, bene, ragazzi, considerando, non è una giustificazione, considerando che abbiamo fatto il derby ieri, il recupero di campionato, e venire qua e fare una partita contro una squadra come il Torino che comunque cerca di giocare, sicuramente posso fare solo i complimenti ai ragazzi per quello che hanno proposto in campo, perché sicuramente il pareggio era, penso, il minimo risultato che poteva starci stretto visto le occasioni eccetera eccetera, purtroppo non è stato così. Niente, dobbiamo essere bravi subito a recuperare le energie e concentrarci per la gara contro il Liverpool domani. Ecco, in generale, parlando del torneo, no? Facendo riferimento anche al derby che c'è stato ieri, siete arrivati proprio nel pullman insieme all'Inter. Insomma, questo lo spirito del torneo, molto fair play, cosa ne pensi? Ah, sicuramente quando si parla di competizione del settore giovanile, non perché sia un torneo o che cosa, magari il settore giovanile, ci deve essere secondo me la massima determinazione nel voler ottenere una cosa, però lo spirito deve essere sempre da settore giovanile, quindi anche col Torino noi abbiamo sicuramente dato il massimo in campo, le scintille, però dopo finita la partita bisogna guardare oltre, e così il viaggio tormentato, diciamo, che ci ha aspettato stamattina, che siamo arrivati mezz'ora prima della gara per un incidente in autostrada a partire stamattina alle 9, il viaggio con l'Inter dopo un derby è sempre settore giovanile, e ben vengano queste cose. Grazie, grazie mister. Grazie a voi.